Avete mai sognato quest'uomo? Spero di no. E nel caso, meglio per voi. Nel gennaio del 2006, una delle pazienti di un famoso psichiatra newyorkese disegna questa faccia su un foglio di carta, dicendo che si tratta dell'uomo che appare in molti dei suoi sogni, dandole suggerimenti e consigli. La donna giurava di non averlo mai visto nella sua vita reale. Lo psichiatra incorniciò il disegno, ma un altro dei suoi pazienti ne rimase stupito e, indicando il disegno, disse: «Io ho visto quest'uomo, l'ho sognato, compare nei miei sogni, mi perseguita». Lo psichiatra era stupito. Due persone diverse, che non si conoscevano e non avevano alcuna relazione fra loro, sognavano lo stesso volto. Inviò allora la foto ai suoi colleghi e, in pochi mesi, anche loro confermavano lo strano evento. Molti dei loro pazienti dicevano di averlo sognato almeno una volta, tutti quanti, e non erano collegati tra di loro. Il numero di persone che dichiarò di averlo sognato salì addirittura a 2000. Ed ecco alcuni dei sogni riportati. Ho avuto questo sogno ricorrente per alcuni anni. Un uomo alto e scuro mi mostra una foto e chiede se in questa foto posso riconoscere mio padre. L'uomo dalla foto è un uomo che non ho mai visto prima. Non sembra per niente mio padre, tuttavia, inspiegabilmente, rispondo di sì. In quell'uomo io lo riconosco. A questo punto io mi sveglio con una sensazione tranquilla, altre volte il sogno continua, sono davanti alla tomba di mio padre, ho posto dei fiori per terra e mi rendo conto che la fotografia sulla lapide non è presente. Ho sognato quest'uomo quando andavo alle medie. L'ho visto non nei sogni ricorrenti, ma in un solo sogno, memorabile e terrificante. Nel mio sogno sono rimasto bloccato in una stanza e mi sedevo su uno sgabello. A pochi passi da me c'era un televisore. Sono stato a quel punto avvistato da due uomini che non avevo mai visto prima, che non erano però quest'uomo, ed entrambi mi hanno attaccato. Mi sono svegliato coperto di lacrime e di sudore, ero in lacrime e stavo urlando. In qualche modo sono riuscito a riaddormentarmi e poi mi sono ritrovato di nuovo nella stanza. Ho iniziato a urlare e a piangere terrorizzato che loro potessero tornare, attaccarmi di nuovo e uccidermi. E poi quest'uomo è stato mostrato nello schermo. Pregai di non farmi nulla. Lui non ha cambiato la sua espressione e non ha parlato. Uscì dal televisore, mi tagliò la gola e mi sono svegliato. Suppongo che in un certo senso mi abbia tirato fuori dall'incubo, ma non sono riuscito a smettere di pensare a lui per settimane. Ho ancora delle bozze che ho disegnato di lui. Lo so che è un po' strano. Ho visto quest'uomo nel mio sogno, vestito da Santa Claus. Quando entrò mi sentivo così felice, proprio come quando ero bambina. Poi mi sorrise e la sua testa diventò un enorme pallone che galleggiava in aria, sopra di me. Ma non importava quanto io provassi e mi sforzassi di prenderlo, non riuscivo mai a raggiungerlo. Ho sognato quest'uomo, era nel mio specchio che mi guardava, senza dire nulla, e indossava degli occhiali. Non si è mai mosso per tutto il tempo che l'ho visto, come una statua, era così immobile. Ci sono tre principali teorie riguardo quest'uomo sognato dalle persone. La prima teoria è quella memetica, la seconda è junghiana e la terza è quella fantascientifica. Io vi parlo della prima in particolare. Secondo questa prima teoria, questo volto non esiste. Nessuno l'ha mai sognato, è solo un pezzo di carta con dell'inchiostro sopra, un disegno vagamente somigliante ad un volto che è stato sognato dal primo paziente. Tutti gli altri pazienti non hanno sognato quest'uomo, ma solo qualcuno in qualche modo simile. Questo volto può appartenere a chiunque, molto comune alla fin fine, banale, ed è un everyman in cui tutti si possono riconoscere. I volti sono difficili da ricordare nei sogni e tutti i pazienti, vedendolo molto somigliante, si sono fatti suggestionare. Come un virus per cervelli, This Man si diffuse in tutta la rete, ossessionando molte persone fino a farsi sognare. Guardare un video su di lui, di fatto, aumenta le probabilità di stamparlo impresso nella mente e di sognarlo. La seconda teoria è che quest'uomo rappresenta un archetipo junghiano, una cosa stampata nella coscienza collettiva che unisce tutti gli uomini, che sono parte di una sola grande mente che emerge durante i sogni. È come la grande madre, l'idea dell'anziano saggio, qualcosa che è scritto nell'antropologia culturale, è un'idea che tutti gli uomini hanno, da cui non possiamo scappare. È insita dentro di noi quasi quanto l'istinto di conservazione, ma non è chiaro cosa significhi. In alcuni sogni è una figura spaventosa che porta orrore e paura, in altri porta consiglio, in altri ancora si limita ad osservare e in altri ancora è portatore dei superpoteri.
La terza teoria è quella fantascientifica, che dice che è un uomo realmente esistente ed è stato capace, usando qualche tecnologia a noi sconosciuta, di entrare nei sogni delle persone e di interagire con loro. Una tecnologia simile all'Inception, utilizzando droghe potenti, realtà virtuale, impulsi elettromagnetici oppure l'ipnosi. Oltre a queste tre teorie convenzionali, sono state formulate anche altre due ipotesi. La teoria paranormale, secondo la quale quest'uomo si tratta di uno spirito appartenente al mondo non materiale, ovvero quello trascendentale, che può comunicare solo con le anime umane nel mondo delle idee e dei sogni. L'altra teoria invece è quella secondo la quale This Man sia una nuova istanza della psiche. Dopo le istanze della psiche, no, stipulate da Freud, l'ess, io e il superio, lui sarebbe una quarta istanza, una specie di secondo io, qualcuno che conosce tutto di te, che sa tutto delle tue paure, dei tuoi pregi, dei tuoi difetti, della tua storia, dei tuoi bisogni. Può usarli contro di te, oppure può usarli per aiutarti, oppure ti guarda, ti studia ancora. È un io inconscio, proprio come l'io, il suo scopo è conoscere, per l'esattezza a conoscere se stesso. La cosa però diventò inquietante quando ci fu l'epidemia degli incubi. Da che erano 2000, in 9 anni divennero in pochi mesi più di 5000. Sempre più persone lo sognavano e raccontavano la loro esperienza. Sempre più persone condividevano i loro sogni, il fenomeno si diffuse di nuovo. Questa volta internet era letteralmente pieno di This Man, ovunque se ne parlava e tutti furono esposti al fenomeno. Il fenomeno dei sogni condivisi stava preoccupando tutto il mondo. Tutti i sognatori iniziavano a raccontare di sogni condivisi, ovvero di una persona che sogna un'altra persona insieme in questo sogno in cui era presente anche quest'uomo. Quindi si parla di sogni condivisi, appunto, dove più persone si incontrano nello stesso sogno. Esatto. Furono tentate tutte le vie. Con l'ipnosi si riuscì a parlare con This Man, mandando i sognatori a parlare con lui e a fargli domande. Era poco loquace, parlava molto poco e non forniva informazioni su se stesso. Ecco il dialogo più significativo e quello che terrorizzò gli scienziati e pose inizio quello che viene definita dai giornalisti la legge contro i sogni condivisi. Salve, puoi dirci come ti chiami? Hai un nome? Ho tanti nomi. Voi mi chiamate This Man. Il mio primo nome è stato Orfeo. Sei una persona reale? Nessuna risposta. Come fai a viaggiare nel mondo dei sogni? Nessuna risposta. Se non sei frutto di autosuggestione, puoi dirmi qualcosa che so solo io che ti ho sognato ieri? Non ho mai incontrato questo paziente prima. Ti ho incontrato mentre cadevi in una pozza piena di vermi insanguinati, urlando disperato. Te ne sei andato poco prima di arrivare nel fondo e incontrare lui. Confermo. Quando dici te ne sei andato, intendi dire che mi sono svegliato? E quando dici ti ho incontrato, intendi dire che ti ho sognato? Nessuna risposta. Hai parlato di un fondo. Cosa c'era in fondo a quel pozzo? C'era una cosa simile a un coccodrillo, ma molto più pericolosa. Stavi per cadere nelle sue fauci. Ora ti sei fermato e sei immobile. Ma cosa dici? Io sono sveglio ora, non sono nel mondo dei sogni. Ora ti sei fermato e sei immobile. Vuol dire che tu ancora mi vedi lì, anche quando sono sveglio? Sì, sei ancora là. Ti sto guardando ora. Oh, interessante. Quindi mentre noi siamo svegli, i nostri avatar onirici continuano a vivere nel tuo mondo. Potresti dirci che cosa vuoi? Nessuna risposta. Il sognatore ci segnala che l'uomo dei sogni ha iniziato a fissarlo negli occhi senza battere ciglio. Quando incontri qualcuno, cosa fai di preciso? Parlo. Però molti dicono che li hai uccisi nel sogno, non è forse vero? Io li ho liberati dalla prigione. Per te quel mondo è una prigione? Mi hanno dimenticato, sono rimasto solo. Chi ti ha dimenticato? Una volta c'era più gente qui, poi tutti se ne sono andati, e ora sono solo. Come mai se ne sono andati? Avevano paura. Di cosa? Di quello. Quello cosa? Esci dalla pozzanghera, dottor Schindler. Cosa stai dicendo? Che cosa vedi? Esci dalla pozzanghera, dottore, hai poco tempo. Non posso, ora sono sveglio, non mi posso addormentare. Che cosa vedi? Sta arrivando. Cosa?
Quello. Quello cosa? Intendi l'alligatore strano? L'alligatore è morto. Perché è morto? Chi l'ha ucciso? Quello che ti ha afferrato la mano. Il dialogo si è interrotto bruscamente quando il dottore è all'improvviso caduto per terra urlando ossessivamente, terrorizzato da qualcosa che solo lui poteva vedere. I medici che sono arrivati poco dopo lo hanno visitato, ma purtroppo è finito in un coma irreversibile. Qualche ora dopo è morto. E voi avete mai sognato quest'uomo?